Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo ufficiale ritorno della serie Amnesia. Credo che ormai l'abbiamo quasi finita, sì, probabile, molto probabilmente. E voi vi chiederete perché sto qua, esatto, perché stai qua? Che stanza è? Perché stai qua? Bella domanda. Allora, nello scorso episodio ero arrivato alla stanza, credo, dove si arrivava al boss finale. E per sbloccarla avevamo bisogno dei pezzi della sfera. Dopo quell'episodio ne avevo registrato un altro, che purtroppo è andato perduto. Non ne trovo più traccia. Probabilmente io, come un pirla, l'ho eliminato. Esatto. Ebbene sì. Quindi vi dico brevemente cosa è successo nell'episodio precedente. Oddio, filo. Cos'è sto coso? Corda, ecco. Intanto ho raccolto una corda. Nell'episodio precedente ero tornato da Agrippa facendo tutta la stradina, quindi non mi siete persi nulla. E poi noi avevamo sbloccato quelle due porte scorrevoli, mi pare. E ah no, mi sa proprio che abbiamo attivato le leve su nello scorso episodio, o comunque forse in quello prima, non ricordo. Ho la memoria a breve termine. Comunque, abbiamo sbloccato le due porte scorrevoli da Agrippa e siamo andati in quella sinistra. Ok, qui c'era sto tizio inquietantissimo. Esatto, io qui ho preso tutto, il maxi preservativo lo rileggiamo. Se tu amore mio, mi manchi, ma che è sta roba? Ma sta roba è inutile, cioè parlate di Napoleone. Qui? Che prima ho chiuso, non c'è nulla. Ok, e niente, in questa porta a sinistra, tizio inquietantissimo, c'è sta super sala con tutte queste gabbie degli uccelli. Ecco, esatto. Questo credo sia la stanza della tortura e credo sia qui che dobbiamo prendere tutte le sfere, tutti i pezzi delle sfere. Non ero andato in nessuna di queste porte, ma su. Quindi noi andiamo nella sinistra. Tanto lo spazio è aperto. Possiamo seminare eventuali mostri. Vabbè, ma vediamo la lanterna. Buttiamo di olio, tanto ce ne ho tanti. Lag. Sì, ho cercato di migliorare le prestazioni del computer, ma non credo siano migliorate di molto, infatti. Ah, vi devo dire pure un'altra cosa mentre esploro, che non l'ho detta prima. Questo episodio sarà accompagnato dalla nuova sigla. Ditemi se vi piace, se vi piace di più quella vecchia. In questa sigla ho mantenuto la stessa canzone, ma anche quella la voglio. Beh, non c'è nulla. Ma voglio cambiare anche la musica perché non ci sta bene. Quindi cercherò un'altra traccia da metterlo. Oddio. Il rapitore si sedette sulle sue ginocchia, mentre lei aveva le mani legate dietro alla schiena. Lei sentì che le mani si sollevavano insieme al corpo, le spalle cadettero al peso del suo corpo e schioccarono rumorosamente. La donna sospesa urlava istericamente mentre gli uomini pensavano al passo successivo. Qui ci hanno rapito una persona e l'hanno legata, mi sa, con i piedi là su sta cosa e le mani qua. Oddio, che male. E poi hanno tirato su. Cattiveria. Comunque, vi stavo dicendo, ho mantenuto la musica ma la voglio cambiare. Intanto ditemi se l'intro è carina. Penso di una sfera. Ah, così. Blu. Composizione e colore cambiano costantemente, carino. Però io l'ho trovata molto figa. Ditemi voi se vi piace o no. A breve inizierà anche la mia prossima serie. No, non vi dico su cosa, ma potete immaginarlo. Non è vero, non potete. Ah, così si solleva solo una e l'altra. Oddio, che male.
Vabbè, basta. Sto a fare raccolta la sfera. Ok. Abbiamo raccolto la sfera. Queste quindi sono le stanze delle torture. Mancano non so quanti pezzi, sinceramente. Che cacchio. Ok, questo prima non c'era. Prima non c'era, vi giuro. È decisamente inquietante. Oddio mio. Beh, io non giocherò più giochi horror, eh. Farò solo giochi d'azione. Andiamo avanti, va. Non ho messo il timer. Lasciami andare, animale. La gabbia è pronta. Bene. Tu sei un uomo, come puoi prendere parte a questa cosa? Sta bene? È uno dei malvagi. Non prestare attenzione alle sue bugie. Non sono un uomo cattivo. È stato un incidente. Ha dato fuoco a un uomo. Non è stata colpa mia. Perché nessuno mi ascolta? Io ti ascolto, bro. Andiamo a che fare con questi mostri. Con i mostri qui. Non capisco perché abbia detto tu almeno sei umano. Come puoi fare questo? Che l'altro che era? Un panda? Oddio, vi immaginate la scena? Un panda e un uomo che trascinano un uomo. Qui dentro invece. Ma questi sono tutti strumenti di tortura. Oddio santo. Che roba brutta. Io mi immagino solo a che possa servire quel cacchio di paletto. Mamma mia. No, no, ti prego. Farò qualsiasi cosa, tutto quello che vuoi. Qualsiasi, farò qualsiasi cosa, sono innocente. Oddio santo. Però queste cose fanno schifo. Ma perché io mi sto immaginando le scene, non vorrei, però me le sto immaginando. Poi questo corridoio illuminato è inquietantissimo. Daniel sta pure. No, vabbè, non sta tanto male. Oh, Daniel, sono strumenti di tortura. Oddio. Santo cielo. Il piromane continuava a piangere mentre veniva calato su e giù per il palo. Non ci volle molto per spezzarlo. L'avevano destinata alla morte, ma la tortura stava funzionando oltre le loro aspettative. Non era il metodo, era il piromane che era diverso dagli altri. Potevano fargli dimenticare di nuovo. Oddio. Allora, io più o meno vi spiego questa trappola, perché chi non l'ha capita deve soffrire insieme al piromane. Un piede legato qua, un piede legato qui, corpo qua. Vabbè. Potete immaginare, dai. Oddio santo, dov'è la sfera? È lei? Sì. Ok, siamo a due pezzi, sapete quanti ce ne vogliono? Non si attaccheranno, usato. Una robusta corda. Ma io c'ho ancora sto pezzo di carne fresca. C'ho ancora la vialla, raga. La manovella di legno. Ok, qui sinceramente non credo venga il mostro, come. Quell'uomo stava lì pure prima? Sì. Però ora no. Non è apparso un altro uomo. Se mi ricordo io male, ma non credo. Comunque. Mi scuso ancora per la parte persa, non. Boh. Era già pronta, l'avevo già aggiustata, ho fatto tutto. Certo, non era venuta. Sento qualcuno che respira, ragazzi. Un bianco coloni. Ma vado io. Ma è Daniel. C'è sta il mostro? Ah no.
Sento il rumore di una sega, raga. Si è fermato. Si è inquietantissimo. E che hanno fatto a questo? Oh, dai. Ma guarda. Oh, santo cielo, raccogliamo subito questa sfera. L'ho completata. Usa la corda. Oddio. Sì, lo so. No, 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 ragazzi, devo uscire subito da queste stanze. Però almeno lui è avanzato. Ok. Chiarissimo, ti tagli delle contusioni. Mamma mia, cioè è inquietante perché non, cioè non è descrivibile, è inquietante e basta. Usciamo in fretta. Oddio, il corpo è scomparso. Oh Cristo, santo mio. Oh. Oddio, il corpo è scomparso. Il corpo è scomparso. Il corpo è scomparso. Comunque. Ma. No. Sono confuso. Ah no, da là sono entrato. Ma che pirla che sono. Ok, niente, quindi abbiamo fatto questa stanza decisamente pesante e io me ne vado. Vai via 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 via, esci da sta stanza. Ok, eccoci qui, qui è da dove siamo venuti. Oddio. Beh. Fatto questa strada, sono andato qua dentro, non c'era nulla. E qui si sono. Ma porca vacca di pane. Cosa? Che hai detto? Mi sei aggiunta una nota, che hai detto? Cosa hai detto? I pezzi restanti della sfera si trovano nel coro. Beh, starà a destra il coro. Sono andato a sinistra, giusto a lì. Sei bello. Sei proprio bello. Allora, c'è bisogno di una sfera, appena l'uomo, il piedistallo, una barriera. Ok, ragazzi, io direi che il video di oggi può finire qui. Come sempre mettete un pollicione in su. Che non fa mai male, ma sì, non fa mai male. Ditemi cosa ne pensate dell'intro. E You're a good boy, ciao ciao, and I appreciate your compliment. zitta, grippa. But I believe you have more important Lenco. things to take care of. Ciao.